Allora, direi che possiamo iniziare. Me lo tengo un attimo in mano. Allora, forse un posto davanti c'è. Scusatemi se non ci sono le sedie per tutti, però abbiamo provato anche ad aggiungerne qualcuno all'ultimo e ci fa piacere siate molto numerosi, nonostante la prima giornata direi vera di caldo e giornata estiva. Allora, io cerco di fare un'introduzione, un saluto breve perché abbiamo il tempo abbastanza ristretto, perché come sapete dopo la presentazione che adesso inizierà ci troveremo in Piazza Dante per l'inaugurazione dell'intitolazione, meglio, dei giardini di Piazza Dante alla memoria di Enzo Tortora, quindi è un momento anche istituzionale. Ringrazio anche già le autorità in rappresentanza del Comune di Bergamo qui presenti, oltre ovviamente il Sindaco Gori. Ringrazio la rappresentante della Camera Penale di Bergamo, l'avvocato Barbara Bruni, che è venuta in rappresentanza del Presidente, l'avvocato Pelillo. Mi ha detto che sarebbe venuto anche il procuratore della Procura di Bergamo, dottor Chieppani, che però in questo momento non vedo e nel caso gli teniamo il posto. E ringrazio anche il gruppo di Più Europa Bergamo, qui rappresentato da una serie di amiche e amici, che ha virtualmente, simbolicamente, diciamo, collaborato per l'organizzazione di questa iniziativa. Io vi porto i saluti del direttivo di Nova Bergamo, che è un'associazione politico-culturale che ormai da più di 10 anni crea dibattito, iniziative nella nostra città, soprattutto su temi amministrativi, perché ci sta molto a cuore la qualità della vita della nostra città, ma non solo, come il caso di questa sera. Per cui siamo veramente orgogliosi e felici di ospitare qui a Bergamo Gaia Tortora, che racconterà il suo libro e non solo, insomma, spero che possa emergere un tratto anche personale di quella che è stata una vicenda familiare dal punto di vista di Gaia, ma una vicenda nazionale, una vicenda che ha toccato il nostro paese e che appunto affronta la questione della giustizia, di cui si parla sempre. Oggi ci troviamo a pochissimi giorni dal Consiglio dei Ministri che ha varato l'ennesima, direi, riforma. Ogni ministro della giustizia fa la sua riforma, al di là di condividere o meno i tratti. Personalmente condivido buona parte di quello che è stato proposto al Consiglio dei Ministri, penso però che sulla giustizia manchi una riforma un po' organica di insieme, si procede sempre un po' spizzichi e bocconi e questo forse rischia di lasciare qualche pezzo per strada. Ad ogni modo, il tema di dare al nostro paese una giustizia giusta, con tutte le garanzie che la nostra Costituzione già ben esprime, è ancora, direi, oggi un tema molto attuale. E il 17 giugno, cioè oggi, è una data importante. È una data importante perché è la data dell'arresto, avvenuto il 17 giugno alle 4 di notte del 1983, ma è anche, sono andato a vedere, correggimi Gaia se sbaglio, il giorno dell'elezione in Parlamento europeo di tuo papà nel 1984. Quindi è una data simbolica, se mi sono informato male, chiedo venia, certamente la data è la ricorrenza dell'arresto, e quindi doppiamente grazie di essere qui con noi oggi in una giornata così importante anche per te. Chiudo i ringraziamenti con il ringraziamento alla libreria Incrocio Quarenghi, che spesso collabora con noi, e potete trovare all'uscita dalla sala il banchetto con le copie del volume che potrete acquistare. Spero di non aver dimenticato nulla e vi ringrazio davvero di cuore per essere qui con noi questa sera e buon ascolto, buon dibattito a tutti. Faccio il passaggio anche formale, anche con faccio io il passaggio. Vabbè, tanto diciamo che con noi ci sono Gaia Tortora e Filippo Sensi, che è senatore del Partito Democratico ed è anche un amico, e quindi insomma siamo felici che sia con noi, sia venuto da Roma per la presentazione del libro che avevamo previsto, vi ricordate, in una data diversa. Poi in quel giorno diluviava e poi era appena venuta l'alluvione della Romagna, allora ci era sembrato che forse non era il momento giusto per fare la presentazione.
è venuto un tempo bellissimo, siamo in tanti ed è anche una data che ha evidentemente un significato particolare. Intanto saluto il procuratore Chiappani. Buonasera. Perché, come diceva Nicolò, il 17 giugno 1983 all'alba, prima dell'alba, Enzo Tortora viene arrestato, è in albergo, al Plaza a Roma, lo vanno a prendere con l'accusa di associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata al traffico di droga e di armi. Qualche ora dopo lo fanno uscire dall'albergo ammanettato a favore di telecamere e giornalisti, portato nella caserma dei carabinieri e tradotto poi in carcere. In carcere arriva anche a Bergamo, anzi è il carcere di Via Gleno, quello in cui trascorre la gran parte dei 7 mesi di carcerazione che subisce prima di ottenere gli arresti domiciliari. Cosa c'è contro Enzo Tortora e perché quell'arresto desta grandissima sensazione? Intanto desta grandissima sensazione perché Enzo Tortora è Enzo Tortora, cioè è uno degli uomini più popolari d'Italia, è il conduttore di una trasmissione che ricordiamo tutti quanti, che ha segnato un po' il nostro immaginario Portobello, dopo essere stato conduttore Rai, allontanato dalla Rai, ritornato in Rai, e comunque insomma è come se si toccasse un intoccabile, e questo ovviamente tocca la sensibilità di tutti gli italiani, che si dividono immediatamente tra colpevolisti e innocentisti in un procedimento giudiziario che la Procura di Napoli porta avanti, diciamo, su larga scala. Tortora è uno degli 856 nomi che compaiono nel mandato di cattura. 400 erotti vengono arrestati contemporaneamente, salvo rendersi conto che 215 sono arrestati per errore, 144 per omonimia. Contro di lui ci sono le accuse di inizialmente 2 pentiti. Uno di questi si chiama Giovanni Pandico, soprannome O Pazzo. Ha ucciso 2 impiegati di un ufficio comunale perché hanno ritardato nel consegnargli un certificato. Ha cercato di far fuori tutta la famiglia dando fuoco alla casa. È stato accusato di calunnia, è stato in manicomio ad Aversa e sulla sua cartella clinica c'è scritto che è paranoico, schizzoide, personalità aggressiva con manie di protagonismo. Tuttavia i magistrati gli credono quando fa una serie di nomi e al 60° posto mette quello di Enzo Tortora. Il secondo è Pasquale Barra, soprannome O Animale. È stato il killer di Francis Turatello, di cui si è pure mangiato le viscere, e dice che ha presentato Enzo Tortora a Raffaele Cutolo in una sera, in un night, e che Tortora ha ricevuto 80 milioni per spacciare droga nell'ambiente dello spettacolo. I 2 PM, Lucio Di Pietro e Felice Di Persia, credono anche a lui. E poi si aggiungono via via altri pentiti. Dobbiamo ricordare che c'era la legge Cossiga che in quel caso prevedeva ampi benefici per chi si pentiva e faceva e collaborava con la giustizia. Gli scontri oggettivi pochini, anzi uno, ed è il nome di Enzo Tortora che compare nell'agenda di un altro affiliato alla nuova camorra organizzata che si chiama Giuseppe Puca, soprannome O Giappone, il quale aveva un'agendina su cui compariva il nome, compare il nome di Enzo Tortora. In realtà c'è scritto Enzo Tortona, ma si scoprirà ovviamente molto più avanti. Questo è l'inizio dell'inferno per Enzo Tortora e per la sua famiglia. Poi vedremo come si è sviluppato il processo e come si è arrivati, come sappiamo, alla soluzione. Però tornerei al 17 giugno dell'83, data in cui
Gaia Tortora, che è la seconda figlia di Enzo Tortora, la prima è Silvia, ha 14 anni e sta per andare a fare il suo esame di terza media. Il libro comincia da qui e io darei la parola a Gaia Tortora. Grazie. Allora, intanto volevo dirvi una cosa che non c'entra con il libro. Comunque io ho voluto fortissimamente, perché per me i luoghi hanno un significato particolare e Bergamo lo ha. Quindi avevo tanti inviti, tantissimi per questo libro, ma io volevo essere qui. Intanto volevo dirvi questa cosa che non ha a che fare con il libro, ma che ha toccato tutta la parte durante il Covid della mia esperienza professionale, e io la sofferenza che ho visto in questa città l'ho sempre portata nel cuore, sempre, non la dimenticherò mai. È la prima cosa che ho fatto anche oggi quando sono arrivata qui, perché non bisogna e non si può dimenticare quello che questa città ha sofferto durante quel periodo, le persone scomparse, i morti e quei camion che io rivedevo con gli occhi mentre mi facevo il primo vaccino. E poi pensavo, mentre il sindaco parlava, a questo tavolo e mi ricordavo, sindaco, che io questo tavolo qui, non questo ovviamente, ma la tipologia è questa, l'ho vista a Bergamo in carcere quando fai il colloquio e vai a trovare un parente, cioè esattamente un tavolo di questa larghezza, dove noi potevamo solamente toccarci con la mano uno di fronte all'altro. Sì, oggi era il giorno del mio esame di terza media, ed è incredibile come tu esci di casa in un modo e ritorni dopo poco, velocemente, nel libro racconto perché, e la tua vita cambia totalmente, non cambia solo per quel periodo, anche se possono essere, a seconda di chi fa un'esperienza del genere, pochi giorni, dei mesi o delle settimane o degli anni, ma in realtà cambia tutta la tua vita, perché la mia vita è cambiata quel giorno, ma è cambiata per sempre. E io ovviamente, crescendo, non me lo sono chiesto, non mi sono fermata a riflettere, ma è accaduto da un certo punto in avanti, dai 40 anni in poi, e non saprò mai come sarebbe potuta essere la mia vita in un altro modo. E poi magari, se mi fate delle domande, è meglio, perché faccio molto fatica, cioè, nel senso, io quando ci ho messo un annetto per scrivere questo libro, e sicuramente è stato terapeutico, come tutte le cose quando si scrive, però è molto complicato raccontarlo, però so che lo devo fare. Ti faccio una domanda allora. E allora facciamo una domanda che è la più banale di tutte, però, cioè, ti chiedo, Gaia, siccome questa vicenda appunto si compie durante la tua adolescenza o post-adolescenza, oggi non sei più un adolescente, è passato un sacco di tempo, sei diventata una donna, una giornalista di successo, hai delle figlie, e perché arrivi all'alba del 2023 per decidere di raccontare la storia di tuo padre, della tua famiglia? Cosa ti ha spinto? Perché adesso, e perché senti di dovere così una testimonianza a te stessa e alla tua famiglia? Allora, intanto ovviamente non potevo farlo a 14 anni, e anche perché quando è accaduto, noi siamo entrati in guerra immediatamente, in poche ore. Io sono uscita alle 8 di casa, sono rientrata forse alle 10 e mezzo, e non ho avuto il tempo, nessuno di noi ha pensato ad altro se non che compiere quella missione. E quindi sono arrivata a 54 anni e ho deciso di farlo intanto perché qualcuno me l'ha chiesto. Ci avevo pensato un paio di volte, ma poi comunque noi siamo sempre stati molto riservati, delle nostre cose personali, custodi gelosamente, no? Quando della tua vita è così tutto in mano agli altri, quando di tuo padre resta pochissimo per te, quel poco che c'è cerchi di difenderlo in ogni modo.
E c'è stata una domanda bellissima che mi ha fatto una ragazzina di 14 anni che stava preparando pochi giorni fa una tesi, la sua tesina per l'esame di terza media, e attraverso la professoressa mi ha chiamato perché faceva una tesi sulla giustizia e mi ha fatto una domanda bellissima che nessuno mi ha mai fatto e mi ha detto: secondo te, se ti fosse accaduto oggi da grande a 50 anni, la tua vita tu l'avresti affrontata in modo diverso? E io trovo una domanda straordinaria, perché è ovvio che l'avrei affrontata in modo diverso e forse avrebbe inciso su una vita già adulta in modo diverso. Quel trauma che io ho subito a 14 anni, ce ne sono diversi, ma comunque mettiamolo sotto l'unica voce trauma, ha inciso sulla mia vita come incide sulle vite di tutte le persone che vivono quello che io chiamo un viaggio all'inferno. E poi ti dico la verità, io sono veramente stanca della battaglia divisiva su un tema che deve essere di tutti. Proprio perché faccio questo mestiere, proprio perché ne conosco i meccanismi, ci posso mettere 5 minuti se voglio a creare un parterre che crei, no, share, e che metta i personaggi in modo funzionale a un dibattito che magari mi alza lo share ma non restituisce nulla a casa. E forse perché sono stanca di bugie, di divisioni, e ritengo che veramente la giustizia sia un bene di tutti, non è di Berlusconi, non è di Renzi, non è di Tortora, è di tutti noi, che su questo punto non ha senso continuare a dividersi in questo modo. E allora, siccome poi è arrivata, anzi veramente ho partecipato a una trasmissione sulla mia rete, perché io non mando, diciamo, non mi risparmio mai neanche sulla mia rete, ero da Formiglie e c'era Padellaro, e quindi diciamo che davanti al Fatto Quotidiano e alla difesa di Padellaro, che sostiene e sosteneva che il suo giornale non ha mai creato nessun tipo di gogna, io ovviamente non ci ho visto più. Tra l'altro c'era anche il sindaco Uggetti, che era appena uscito da una sua vicenda, e la Mondadori mi ha cercato e mi ha detto: ma perché non scrivi un libro? E vi dico la verità, io di primo riflesso ho detto: ma ancora un libro sulla storia di mio padre? Cioè, ma tutti conoscono, no, la storia del caso Tortora. E loro mi hanno detto: no, quello che non conoscono sono gli effetti collaterali che una situazione, che una vicenda del genere può avere su una famiglia, su un figlio, su un genitore, su una madre, su chiunque vive in maniera, insomma, di riflesso, ma molto, molto vicino, una situazione del genere. E così mi sono fatta coraggio e ho detto sì. Filippo è stato il primo acquirente del libro e qui in quanto primo compratore, però insomma è un parlamentare, vi ho detto, è una persona che conosce molto bene il mondo dei giornali, è stato il portavoce di Matteo Renzi nella stagione di Palazzo Chigi, quindi i meccanismi dell'informazione. Il libro di Gaia parla di una vicenda che ha due facce: una è strettamente giudiziaria, cioè come si è compiuta questa inchiesta, che conseguenze ha portato, e l'altra e l'altra faccia è la faccia dell'informazione, cioè come si sono incastrati in quella vicenda l'iniziativa della Procura di Napoli e il coro della stampa, che ha quasi subito, diciamo, con pochissime eccezioni, deciso che Enzo Tortora era colpevole. Allora, mi interessa capire cosa hai trovato tu nel libro, e in particolare se ti va, insomma, di questo aspetto che conosci meglio di noi sicuramente. Intanto buonasera, grazie tantissimo Sindaco, grazie Gaia, grazie a tutti voi per questo invito come primo acquirente del libro di Gaia Tortora, nel mio primo giorno di scuola, esatto. Nel libro di Gaia c'è un bilanciamento, secondo me, doloroso ma anche felice, tra le due dimensioni, no? Il libro, così, in prima dice: in cerca di giustizia, storia della mia famiglia, e ci sono quelle due dimensioni di cui parlava il sindaco Gori, quindi il tema della giustizia, del caso Tortora da una parte, e di come questo entra e stravolge, sconvolge la storia di una famiglia, e
come diceva benissimo Gaia Tortora poco fa, alla fine forse adesso era il momento giusto per trovare le parole, per iscriverlo in un cerchio. E questo libro è un libro molto, molto bilanciato, è un libro molto in equilibrio, non è un libro di rabbia, non è un libro rancoroso, non è un libro vendicativo, è un libro fermo, duro, ma anche con una consapevolezza profonda delle trasformazioni subite e di quelle che invece Gaia ha imbracciato per affrontare questo dolore smisurato. Cioè anche qui dentro io ho trovato un sacco di strumenti di resistenza, cioè un manuale di resistenza fatta di piccole cose, anche di piccoli oggetti. Gli occhialini d'oro dell'ultimo viaggio di tuo padre, accanto alla storia della colonna infame, con il sé, come se leggere, come ha sempre fatto Enzo Tortora, con gli occhiali che erano tra l'altro anche un suo tratto distintivo, come se leggere fosse di nuovo il dovere sempre. Leggere vuol dire capire, leggere vuol dire approfondire, leggere vuol dire comprendere le ragioni, no? Mi ha molto colpito, Gaia, delle prime pagine del tuo libro, e vengo al tema informativo, ovviamente, sindaco, la questione del doppio, che è molto forte all'inizio, cioè di fronte a un dolore così, è una realtà così inspiegabile, è come se in qualche modo Gaia dice: io mi chiudo in una capsula e in qualche modo vedo che quello che succede fuori di me è come se succedesse a qualcun altro, cioè è come se... Non è mio padre quello che vedo in TV, è lui, come se ci fosse un gioco del doppio, per cui questa famiglia si è trovata costretta a mettere l'armatura, a fare la faccia feroce, a non potersi permettere altro che non una resistenza dura, tetragona, a sostegno, e quindi in qualche modo si è trovata anche altro da sé, altro dalla fragilità, dall'intimità, dal sentimento, dalla cura, cioè da tutto ciò che fa e costruisce e custodisce una famiglia. Mi ha colpito molto, Gaia, questo senso del dovere di tuo papà, che nelle lettere, molte volte se nelle lettere più dure, no, parla del disonore dei magistrati che lo avevano cacciato in questa situazione. E in questo disonore non c'era semplicemente una rabbia, ma c'era il senso dell'onore, il senso del decoro, il senso della dignità di una persona e di una vita che viene distrutta dalle parole di o animale o Giappone o come si chiamava quell'altro, eccetera, cioè di persone prive di qualsiasi credibilità minima. Allora, come si ripara a tutto questo? Io francamente non lo so, è una domanda che ti farei e che alla quale tu hai provato a rispondere in tutto questo libro, sia sul tema della giustizia. L'altro giorno mi è capitato, scusate l'erraticità, mi è capitato di incontrare il direttore generale di una ONG russa che si chiama Memorial, è una ONG dissidente, ovviamente perseguitata dal regime orrendo di Putin. Lei è stata costretta ad andare via dalla Russia e lei a un certo punto mi ha detto, eravamo un gruppo di parlamentari, e ci ha detto: ci dicono spesso, ma perché vi ostinate ad andare ai processi? Perché vi ostinate ad andare in tribunale quando già sapete che è tutto deciso in Russia, che non avrete mai udienza, che non andrà mai bene quello che voi chiedete o quello che voi rappresentate? E lei mi ha detto: perché io credo nella giustizia. Noi ci andiamo esattamente perché noi crediamo nella giustizia. Io ho trovato questa stessa determinazione nel libro di Gaia. Chiudo e ti faccio invece una domanda sul tema dell'informazione. È vero che, e Gaia ha parole molto dure ma molto chiare, perché è una persona, è una grande giornalista, è una giornalista di fama, di successo, un volto conosciuto, è una, questo lo posso dire, è una che non regala mai niente dal punto di vista giornalistico, perché è una persona di una integrità che è molto rara in questo mondo, molto rara. Detto questo, però, nel tuo libro non c'è soltanto un giudizio molto severo, com'è, sulla gogna mediatica, oggi la dice a un certo punto anche oggi si chiama shitstorm.
Perché poi ci sono anche delle rare storie invece di persone, anche inattese, o oggi inattese, o chissà perché, che invece hanno voluto chiedere perché. Enzo Biagi, Vittorio Feltri, siamo qua. Vittorio Feltri è stata una delle persone che si è posto le domande, come fanno i giornalisti, che prima si pongono le domande e poi pongono le domande. E ha fatto anche quel numero di telefono. E ha fatto anche quel numero di telefono, ma è Tortora o è Tortona? Ma è possibile che non ci fosse stato un cristiano nella procura, nel mondo dei giornalisti, che avesse fatto, come dire, i compiti, quelli banali, cioè, ma è Tortora quello che c'è in quella in quell'unico pezzo di carta che lo riporta, oppure è pronto? E no. Allora, ti chiedo, Gaia, tu parli molto di ascolto, parli molto di avere attenzione, di essere gentili, cioè c'è un di più che non riguarda solo la professione giornalistica e diciamo, quelle che... Insomma, la spietatezza e la spregiudicatezza di chi fa informazione, spesso, e capita senza badare alle conseguenze delle cose che scriviamo, di come le scriviamo, di come le diciamo, ci sono delle pagine terribili su Camilla Cederna, per dire. Però ti chiedo, a volte tu dici sulla giustizia non cambierà niente, non è cambiato niente, non so se non cambierà niente, perché poi hai scritto questo tuo libro anche per cambiare qualcosa. Però non è cambiato niente in tutti questi anni. Ti chiedo, nell'informazione probabilmente non è cambiato niente anche lì, ma cosa deve fare un'informazione corretta, umana, decente, per fare informazioni senza distruggere inavvertitamente o avvertitamente o, come dire, intenzionalmente la vita delle persone? Allora, intanto basterebbe fare informazione, nel senso dare le notizie senza condirle di, no? Seconda di se si fa tifo da una parte o dall'altro, perché se finché è così è un problema. Io non so cosa può fare, diciamo così, la giustizia o cosa può fare l'informazione, però so cosa possiamo fare noi. Perché se ho deciso poi alla fine di scriverla tutta questa storia è perché io non so se faccio parte di una maggioranza o di una minoranza silenziosa. Mi auguro sempre di far parte di una maggioranza. A volte ho dei dubbi, naturalmente, però so quello che possiamo fare noi. Il fare politica non è solamente occupare una sedia in Parlamento. Fare politica è fare qualcosa nella nostra vita di tutti i giorni e non delegare sempre tutto. E quindi se ci sono alcuni giornali che fanno della giustizia un elemento divisivo o di competizione da stadio, quello che possiamo fare noi è prendere più quotidiani o guardare più telegiornali e farci un'idea nostra, perché altrimenti non sarà mai la vostra idea, non sarà mai la vostra testa, ma sarà sempre qualcosa che viene comunque da una parte. Sulla giustizia è un tema complicato e anche lì non ho la presunzione, diciamo così, di avere la ricetta magica, anche perché ci sono persone degne che lavorano a questo. Io credo nella giustizia, io non ho dubbio, ogni volta che mi chiedono ma tu credi nella giustizia, non passa un secondo, io dico sì, come tutti, posso testimoniare come tutte le persone che hanno subito delle ingiustizie, ne ho intervistate e conosciute tante, ti rispondono tutti di sì. Però c'è un però, io non voglio avere paura della giustizia, è questo oggi il problema. Io non voglio vivere in un paese dove ho paura della giustizia, dove ho paura di finire in un meccanismo. Oggi parliamo di quello che io non riesco neanche più a chiamare un errore, perché l'errore tu lo verifichi, e questo invece non è stato fatto, quindi questa è stata un'operazione di macelleria giudiziaria. Però io non voglio vivere in un paese dove ho paura. I suicidi che nel nostro paese in carcere sono aumentati in questo ultimo anno avvengono nei primissimi giorni o nelle primissime settimane di detenzione in carcere, e chi ha frequentato il carcere, e io lo faccio, e chi ha parlato con chi si occupa di questo, vi dirà che
e io non voglio assolutamente giudicare un suicidio, perché secondo me non deve essere giudicato da nessuno, ma vi dirà che è esattamente quella paura che spinge le persone ad uccidersi: il non sapere quanto tempo staranno, che cosa ne sarà di loro, quando torneranno alla loro vita. Ovviamente sto parlando di persone che non c'entrano nulla. Io non voglio vivere in un paese che ha paura della giustizia. Questo lo so in modo proprio fermo. Credo nella giustizia, ma non ne voglio aver paura. E quindi io penso che oggi, più di prima, poi magari ne parleremo senza entrare nel dettaglio, si è scatenata una bagarra su questi primi provvedimenti di Nordio, che sono semplicemente dei piccoli segnali. Vi prego di stare tranquilli, non cambierà la nostra vita, i latitanti non gireranno liberi, né gli stupratori più di adesso. E invece io mi trovo dei segnali culturali molto importanti per uno Stato di diritto, a cominciare dal fatto che magari prima di arrestarti c'è un collegio di persone che decide. Chi oggi vi dice che è la follia, che chissà che accade, che è semplicemente un'operazione l'ennesima strumentale. Allora, siccome, ripeto, la giustizia, guardate, è qualcosa che interessa a tutti, anche nelle vostre vite, anche se non c'è stata un'operazione come quella che abbiamo subito noi, ma la giustizia è la vita, lo è nell'impresa, nel lavoro, ovunque si impatta alla fine o all'inizio con la giustizia. Io vi auguro di non incapparci mai, ma qualora dovesse accadere, ecco, io vorrei che anche voi non aveste paura della giustizia. Nel libro Gaia Tortora dice: io credo nel potere delle storie di cambiare la realtà, e credo che questa sia alla fine la ragione per cui ha scritto questo libro, dove la realtà è quella che stiamo cercando di descrivervi, la realtà dei giornali, la realtà dei processi, perché il caso Tortora non ha cambiato la giustizia italiana, per quanto la vicenda che poi si è risolta, come sapete, con una assoluzione piena in appello, poi confermata in Cassazione, sia stata quella vicenda la dimostrazione della facilità con cui si può incorrere in un errore giudiziario, e quindi un monito a che la magistratura sia quantomeno più attenta e il giornalismo un po' più etico nel fare il suo lavoro. In realtà non è cambiato molto. Ancora molte persone innocenti continuano ad andare in carcere, nonostante l'articolo 27 della nostra Costituzione dica chiaramente che le persone non sono colpevoli fino a giudizio definitivo. Vi do qualche numero. Negli ultimi 10 anni, nelle case circondariali italiane, costantemente la quota dei cittadini detenuti in attesa di giudizio è stata del 35%, quindi più di un terzo delle persone erano in attesa di giudizio, la media europea è del 22%. E negli ultimi 3 anni 12.583 persone sono state assolte o prosciolte dopo che avevano fatto dei periodi di detenzione in carcere. Sono come la popolazione della città di Isernia, un decimo di Bergamo. La durata del processo penale in Italia continua ad essere circa il triplo della media europea. Nelle carceri, ne abbiamo parlato anch'io, quando posso vado in via Gleno, perché penso che sia giusto che il sindaco faccia sentire chi vive l'esperienza della detenzione comunque parte della comunità. Persone che hanno sbagliato, stanno pagando il loro pegno, ma non sono altro rispetto ai cittadini. Dicevo, nelle carceri italiane il tasso di sovraffollamento è mediamente del 119%, però in Lombardia è del 151%, a Milano San Vittore sale al 184% e Bergamo è quarta in Italia con un affollamento del 178%. Non so dirvi perché, però così è. E visto che si è parlato di suicidi, finisco con questo numero tragico.
nel solo 2022 84 persone si sono tolte la vita in carcere. Io non credo che siano numeri che noi possiamo considerare normali. E allora, secondo me, forse la riflessione che possiamo provare a fare, quindi so che non faccio una domanda facile, è: cosa deve succedere perché le cose cambino nella giustizia italiana? L'ha chiesto a te. No, Gaia, cosa l'ha chiesto a te? Chi l'ha chiesto? A tutte e due. Io sono del PD. Però tu fai politica, mannaggia, io ho scritto un libro. Ma come? In cerca di giustizia hai scritto. Sì. Non lo so che cosa deve succedere, qualcosa deve succedere, è evidente. Io sono, tanto per rimanere un attimo all'informazione, sono rimasta molto stupita l'altra mattina, venerdì, giovedì, sono stati presentati i dati del Garante Nazionale per le persone, per i detenuti, per le persone private della libertà. Sono stati presentati giovedì, venerdì non c'era una riga sui giornali, una. Ovviamente c'era pieno di scontro sull'abuso d'ufficio, Nordio, i pericoli imminenti nel nostro paese, non c'era una riga. E invece va di pari passo, perché poi tu le leggi, le vedi anche dallo stato delle carceri, no? Perché quello è lo specchio. Quindi in questo paese, secondo me, dobbiamo fare esattamente questo tipo di sforzo. È un problema culturale. Il sindaco diceva, giustamente, io vado in carcere a verificare poi tutto, chi ha sbagliato e chi non ha sbagliato. C'è un altro elemento che secondo me noi dobbiamo tenere presente, è uno sforzo che va fatto, comunque lo so che è difficile, ma in ogni essere umano c'è il bene e il male, in ogni essere umano, anche in ognuno di voi, non esiste la persona perfetta. Il bene e il male fa parte comunque di ognuno di noi. Ovviamente non sarete per questo necessariamente degli assassini, però non è qualcosa che può dire o possiamo dire a me non appartiene e quindi io non lo voglio vedere perché è brutto, è cattivo e tanto è qualcosa che è altro da me. Questa sì, per me è un'impresa impossibile, ma quella che mi affascina di più: parlare con le persone, cercare di usare altri toni, di non appunto essere divisivi, di tranquillizzare le persone e farle riflettere sul fatto che una società è anche questo, ci appartiene tutto. Poi, per carità, alcune cose sono bruttissime, chi ha sbagliato deve pagare, la sappiamo tutti, la storia con lo Stato di diritto deve andare di pari passo la certezza della pena, perché questo è un altro tema nel nostro paese. Ovviamente se le persone non vedono che c'è certezza della pena su alcune cose molto, molto gravi e che comunque toccano ognuno di noi, giustamente poi si incattiviscono, si inaspriscono e quindi anche lì siamo al punto di partenza, no? Tendiamo a andare poi dalla parte da chi raccoglie meglio il nostro sentimento di rivalsa. E quindi stato di diritto, certezza della pena, secondo me, e ovviamente stato delle carceri, attenzione su questo tema e possibilmente anche sui minori, sui quali in questo momento io sono concentrata, perché almeno 500 ragazzi, anche se hanno sbagliato, ma vi assicuro che il mondo giovanile è totalmente diverso dalla popolazione carceraria adulta. In carcere per me non dovrebbe stare, dovrebbe stare in comunità con delle regole e a scontare, ma con dei percorsi, perché anche lì ho conosciuto ragazzi che si sono tolti la vita quando sono passati poi dal minorile al carcere per adulti. Ora, che un paese civile non riesca ad occuparsi di 500, sono in questo momento 500 ragazzi in tutta Italia, è un problema. Non lo so, abbiamo vissuto 30 anni di berlusconismo e quindi le leggi venivano fatte ad personam. Berlusconi adesso non c'è più. Ma anche quando c'era, poi ce n'era un altro e poi c'era Renzi e poi ce n'è sempre qualcuna, e io ho aspettato 30 anni, spero che questa sia la volta buona. Non lo so se lo sarà, perché la parte più consistente della riforma Nordio non è questa, è quella che deve ancora arrivare
e vi segnalo che se davvero vuole cambiare e incidere sulla separazione delle carriere bisogna incidere sulla Costituzione, ci vogliono un minimo 2 anni, 2 anni e mezzo. Ad occhio il tempo questa maggioranza l'ha, per come è forte in questo momento. Qualcuno oggi scriveva: non è Nordio che segue la Meloni, ma questa volta sarà la Meloni che deve inseguire Nordio. A me non interessa. Però ora lo spazio c'è e proviamo ad utilizzarlo in un modo diverso. Se poi non riesce neanche questo, in bocca al lupo a tutti. Aspetta che devo mettere un po' più in difficoltà Filippo, quindi l'ho fatto poco. No, perché lui alla mia domanda prima a mezza voce ha risposto: ma che c'entro io? Io sono del PD, appunto. No? E il PD? Siccome siamo del PD, diciamolo, secondo me ci abbiamo un problema. Nella circostanza dei... per l'ultima volta, nell'occasione più recente, si è data la parola ai cittadini su un tema di giustizia, vi ricordate? È stato lo scorso anno, il 12 di giugno, c'erano 5 referendum sulla giustizia, io sono stato tra quelli che hanno votato sì a tutti i referendum, eravamo chiamati a esprimerci sulla legge Severino, che è la legge che prevede l'incandidabilità o la sospensione di un amministratore a fronte del giudizio di primo grado, non del giudizio definitivo come dice la Costituzione, ma del giudizio di primo grado, come nel caso di Tortora sappiamo quante volte questo giudizio può essere ribaltato. Poi si parlava di separazione delle funzioni dei magistrati, di limitazione del ricorso alla custodia cautelare. Bene, io ho votato sì, ma il mio partito, il nostro partito in larga misura ha votato no e gli italiani hanno votato no. Quindi, siccome adesso ti tocca fare anche il politico, Filippo, e non soltanto il giornalista o il portavoce, mi interessa il tuo parere. Grazie, per questo vedo Elena Carnevali qua che mi ha insegnato come si sta in Parlamento sorridere. No, il tema della giustizia, questo tema, il tema diciamo delle riforme, della riforma Nordio è l'attualità, è adesso. Mi piacerebbe che non solo il Partito Democratico, ma tutti quanti i partiti che siedono in Parlamento si orientassero secondo gli auspici di Gaia, e cioè al di là delle barricate, al di là delle posizioni di principio, al di là i fascisti, l'anti-berlusconismo e tutte queste cose qua che sono dei pannicelli caldi dietro i quali tutti, destra e sinistra e centro, ci rifugiamo comodamente come supplenza al ragionamento, alla comprensione delle cose. Io non sono fiducioso che andrà così, non sono fiducioso che il monito di Gaia Tortora impronterà il dibattito che ci sarà in Parlamento e anche nel nostro partito. Oggi diciamo la banalizzazione giornalistica del dibattito all'interno del Partito Democratico sulle riforme, sulla riforma della giustizia, vede una separazione sulla dorsale dei sindaci. E già questa cosa secondo me insomma non è giusta. Nel senso che sembra quasi che i sindaci, per tutelare un loro supposto interesse, e cioè quello di amministrare e governare le città, farebbero resistenza, oppure cercherebbero di aprire gli occhi, vista dalla parte degli amministratori, di chi amministra la vita quotidiana delle persone, a una linea che invece si prospetta, una linea di netta contrarietà e opposizione alle riforme. Sulla base, devo dire, Giorgio, Gaia, io non ho una grande competenza, anzi non ne ho nessuna sul tema della giustizia, se non come cittadino, diciamo, ma purtroppo meno come legislatore, sulla base anche di argomentazioni che io non credo in malafede. Cioè io non penso che ci sia da una parte la malafede della battaglia contro la destra e del cervello all'ammasso contro il governo di Giorgia Meloni, perché poi ci sono argomentazioni che io penso che possano essere ascoltate. Ci sono argomentazioni delle camere penali, ci sono argomentazioni dei magistrati, ci sono argomentazioni anche
e frammentazione nel mondo dell'informazione, no? I temi sono due: l'abuso d'ufficio, diciamo, detta male, e l'altro, il tema delle intercettazioni, lo sputtanamento, vai, come si dice, sui giornali, che è gran parte della pena, no? Insomma, in attesa che poi vieni assolto o in attesa che tutto quanto svapori. Su questi due punti io penso, Gaia, che non ci sia una cattiva coscienza e una cattiva intenzione da parte di molti attori, non tutti, alcuni sono evidentemente in malafede. Queste due linee si fronteggiano anche all'interno del Partito Democratico. I nostri sindaci, facciamo finta che siano loro la spina dorsale della resistenza a una linea antinordio, diciamo così, sottopongono, insomma, numeri alla mano, quante persone vengono giudicate per l'abuso d'ufficio, insomma, e vi dico, ma di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Anche una serie di argomentazioni evidentemente farlocche. E dall'altra parte c'è un partito che in larga parte ha delle argomentazioni che possono essere discusse, non so, poi condivisibili o meno, questo dipende dalle persone, ma che poi sente anche il richiamo di, la dico male, di Repubblica, del Fatto Quotidiano, dell'opposizione dura e pura contro il governo della destra, più destra che c'è mai stato. È così, non c'è niente da fare, è così. Questo giocherà nel dibattito che avremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni all'interno del partito. Giorgio lo sa benissimo, ci sono state già prime riunioni, e ce ne saranno nei gruppi parlamentari per capire quale sarà l'orientamento di voto, quale sarà la linea del Partito Democratico. Scusate questa roba tutta intestina al Partito Democratico, però insomma, è il mio partito, è il nostro partito, è un partito che c'è e che però, come dimostra l'attenzione per questo libro e per le ragioni che stanno dentro questo libro, è chiaro che è inquieto, non è... Insomma, io vorrei, Gaia, che tu non mi credessi, però che pensassi che c'è un travaglio e un'inquietudine su questo. C'è. No, la parola travaglio. C'è. No, io ti dico... No, scusami però, così sei scorretta. Così sei scorretta. Io però ti dico una cosa, e questo lo dico, parlo di me. Le persone che hanno una sensibilità, diciamo così, meno manettara, diciamola così, all'interno del Partito Democratico e nel largo pelago della sinistra, delle minoranze, eccetera, trovino voci. Perché finora nel Partito Democratico, a parte alcune eccezioni notevoli, che sono sedute qui accanto, diciamo, e tutta la parte che, insomma, che dovrebbe difendere le garanzie, eccetera, fin qui ha belato e fa finta di niente, fischietta. E questo è un tema importante, non è un tema qualsiasi. Quindi, Giorgio, spero di avere eluso la domanda. È per questo che secondo me vale la pena parlarne, vale la pena scrivere dei libri, vale la pena rendere testimonianza. Io non mi rassegno al fatto che una battaglia garantista, una battaglia di difesa di diritti costituzionali debba vedere la sinistra contro in un arrocco che è tutto politico, perché poi questa, la ragione è non possiamo dare ragione in questo momento. Non possiamo lasciare il Movimento 5 Stelle da solo. Oppure non possiamo lasciare il Movimento 5 Stelle da solo. Comunque io penso che invece ci siano delle cose più importanti che hanno a che fare con i valori e con le ragioni per cui ci impegniamo in politica, nella cosa pubblica, che ci dovrebbero muovere a posizioni diverse. Però, siccome il libro di Gaia non è un pamphlet, non è un libro, non è un saggio, è un libro scritto da una persona che parla essenzialmente della sua vita, io vorrei chiudere questa nostra chiacchierata su contenuti più personali, se tu me lo consenti. Perché quando si parla degli effetti collaterali di una storia come quella di Enzo Tortora, entrano in gioco le vite dei suoi familiari, quindi di sua moglie, delle sue figlie e in particolare la vita stessa di Gaia, che ha resistito stoicamente per molti anni. Racconta nel libro: mi sono cucita un sorriso sulla bocca e mi ci sono nascosta dentro. Ancora oggi. Salvo poi a un certo punto non riuscire a reggere quella parte. Il punto è, come dici, a un certo punto, che il dolore non finisce quando lo si mette da parte. Quindi secondo me tu poi
se ti va, insomma, chiudere questa nostra chiacchierata raccontando un po' di te e se hai qualche esperienza condivisibile con la platea che viene da quello che hai trascorso, è il momento di condividerla. Perché voi avete domande da fare, vero? Immagino di sì. Allora, allora, questo è un libro che ovviamente tratta inevitabilmente a diversi piani e io dico sempre che ognuno può prendere quello che, anche sì, che gli serve o che le serve. Magari non necessariamente avete avuto una storia di mala giustizia o di così traumatica come la nostra, e allora troverete però un altro piano, che è, quel, è il piano a cui accennava Giorgio, che nel mio caso appunto inevitabilmente fa sì che fin da piccole, da quel giorno, da quel 17 giugno, ognuno di noi entra in guerra. E quindi, quindi un compito, ognuno sapeva esattamente che cosa doveva fare, possibilmente ognuno proteggeva in qualche modo l'altro, io ero la più piccola, quindi da parte di mia mamma e mia sorella magari si tendeva a proteggermi, ma anche io tendevo a proteggere loro, e quindi non parlavo, non dicevo cosa mi capitava. Comunque l'adolescenza è una fase particolare, o almeno dovrebbe esserlo, della vita di un ragazzo o di una ragazza. E sono andata avanti, avanti, avanti. E un giorno, per farvi capire, un giorno ero in uno studio televisivo, e io sono molto amica di Ilaria Cucchi, e c'era Ilaria che era in questo studio e doveva partecipare ad una trasmissione. E io e Ilaria parlavamo e si è avvicinato un noto giornalista, e non l'ha fatto per fare del male, ma proprio non ci si rende conto, perché ha detto a Ilaria, che era lì per fare l'ennesima denuncia su quanto accadeva, sui depistaggi, ha detto: Ilaria, però, su, fai, devi anche pensare alla tua vita, fai come lei, indicando me. Cioè, proprio una coppia perfetta. Ovviamente io e Ilaria ci siamo guardate, però lì c'è tutto il senso. Ovviamente non è stato fatto in malafede, anche, diciamo così, se abbastanza pesante, ma chi fa questo tipo di battaglie, e Ilaria l'ha fatta ad un prezzo altissimo, e lo fa sapendo che lo facciamo anche per voi, lo facciamo anche per voi. Quindi per me è una sofferenza immane, perché poi a 40 anni ovviamente arrivano gli attacchi di panico, ma guardate che gli attacchi di panico non arrivano quando state bene, gli attacchi di panico quando state male arrivano quando state bene, perché io non mi spiegavo che cosa avevo, pensavo fosse un problema di pressione. E quindi inizi a curarti per la pressione, poi non è la pressione, poi ricapita, insomma, poi la vita va avanti, io cerco di colmare anche i vuoti, quelli che io definisco i vuoti dell'anima, con tanti percorsi, non solo terapeutici. E qui io cito e ringrazio Filippo Sensi, perché quando durante il lockdown lui ha fatto la battaglia sul bonus psicologo, che ahimè diciamo non ha trovato subito il consenso del vostro partito, e Filippo ha dovuto combattere un po' di più, perché vabbè, che ci facciamo col bonus psicologo, è un bonus, poi tutti a fare i conti, tanto stare in terapia, no, è un segnale importante, perché vuol dire che se c'è l'attenzione alla salute mentale, che ci appartiene a tutti, è qualcosa che vuol dire non vergogniamoci più di essere solamente forti e forti per forza, perché non è così nella vita, non è così. Cioè, questo è un libro che con grande fatica vi racconta che non dovete vergognarvi delle fragilità anche. È un libro contro il giudizio, inevitabilmente, contro il pregiudizio e contro le etichette. E vi dico l'ultima cosa, che è questa: io ogni volta che faccio quello che si chiama il firmacopie, cioè alla fine delle presentazioni firmacopie, ho sempre una o due persone che sono lì, che dico: ok, come ti chiami, chi lo è? E magari mi dicono: puoi intestarlo, a dedicarlo al mio compagno o alla mia compagna. Dico, scrivo un nome, dico: ah, come mai il tuo compagno? Alzo gli occhi e mi trovo una persona in lacrime. E io so, lo so,
ma si vergognano anche solo a raccontarlo a me. Allora dico sempre che non so che cosa accadrà, non so dove andrà, mi auguro che si possa parlare di giustizia e non averne paura, non so che cosa accadrà, e quando vedrete nei prossimi giorni dibattiti furibondi, e mi auguro che il PD non faccia l'Aventino su questo, perché secondo me gli italiani non lo capirebbero una volta di più, perché non c'è nessun Aventino da fare su un tema del genere. Repubblica o non Repubblica, piccolo inciso, le intercettazioni non spariranno, state tranquilli. Qualcuno ha già annunciato la disobbedienza su questo, ed è qualcuno che continua a pubblicare qualunque cosa, come la gran parte dei giornali, e vi assicuro che nessuno è stato messo in galera perché ha pubblicato. Le chat di quella poverina di Giulia Tramontano, uccisa con il suo bambino di 7 mesi, vi siete mai chiesti perché sono uscite quando ancora non c'è stata neanche, non era neanche iniziata l'indagine né un processo? E sono state pubblicate, mi sembra che le abbiate lette tutte. No, tranquilli, non è successo nulla ai giornalisti, non vanno in galera. Addirittura è uscita la chat di Giulia, che io trovo vergognosa, dove questa ragazza, oltre a essere stata massacrata, lei e il suo bambino, come è stata massacrata, ovviamente diceva qualcosa di personale al fidanzato. State tranquilli, pubblicheranno tutto. Nordio non metterà il bavaglio a niente e a nessuno. Quindi io mi auguro veramente che le prossime settimane ci sia il modo di affrontare in altro modo, e mi auguro davvero che il PD non abbia intenzione di far casino su questo, perché vuol dire che proprio ancora una volta non hanno capito molto bene. Allora, siamo stati puntualissimi, per cui grazie ai nostri relatori. Adesso ci trasferiamo in Piazza Dante e vi chiediamo di esserci tutti, perché è un momento istituzionale importante per la nostra città. Voglio ringraziare Radio Radicale, che ha seguito e registrato, insomma, mandato in onda questo il nostro incontro, e proseguirà anche dopo. Buona serata firma a tutti copia. Voi firma e copia. Firma copie, come ho detto c'è il banchetto, Gaia si ferma a fare un po' di firma copie. Grazie.